Eccoci, ritorniamo in diretta. Dicevamo, siamo rimasti lì con Nicola Nicolella, abbastanza riflessivo e silenzioso stasera. Quindi non so se, voglio dire, vado ad invadere una questione personale, se ti chiedo di ricordare, di ritornare con la mente e con le immagini, grazie a Gennaro Savio, a questo consiglio comunale di sabato mattina, nel quale, insomma, sono volate parole agitate tra te e il sindaco, fino addirittura alla dichiarazione del sindaco stesso che i carabinieri hanno chiesto l'acquisizione degli atti del consiglio con le tue dichiarazioni. Insomma, che cosa è successo, Nicola Savio? Io semplicemente credo che era giusto, poiché il sindaco mi aveva mandato una lettera con la quale mi si diffidava, anzi metteva in mora, perché io avevo vilipeso la sua immagine, l'immagine della giunta del Consiglio Comunale, come se io non facessi parte del Consiglio Comunale, e perché avevo detto che mi pare in questa amministrazione si ruba solo, forse si ruba anche. In realtà voleva specificazioni e mi metteva in mora per quale rappresentante elente e quindi perché avevo offeso la dignità dell'intera collettività, in effetti mi avrebbe poi perseguito legalmente nelle sedi civili e nelle sedi Ecco, penali. questo è uno dei momenti in cui tu dicevi addirittura, con voce grossa, se non sbaglio, ho le prove, poi dicevi 10 volte tu, insomma, No, che cos'era che vi dicevate? Non voglio ricorrere all'audio che Gennaro ha ma ripreso. Ecco, se mi ricordi che cosa vi siete tirati lo appresso. ricordo benissimo, anche perché comunque può sembrare che forse a volte vengo preso un po' dalla foga, ma credimi, probabilmente è anche il modo quando faccio anche la professione con pathos. Oggi ho discusso un processo anche piuttosto delicato e non nascondo che anche il tono della voce a volte si alza perché è giusto che sia così, in quanto bisogna anche attirare Ecco, quelle carte che tu l'attenzione. agitavi davanti Sono al sindaco. effettivamente quello che io dicevo, sono degli elementi di prova che purtroppo sono stato fatto oggetto, non so, di un sono stato fatto oggetto a mio modo di vedere, di un complotto che tendeva a farmi arrestare. L'ho detto Complotto che tendeva? a farmi arrestare, l'ho detto apertamente, l'ho detto anche in consiglio comunale. Siccome da un lato ho preso spunto proprio dalla risposta che dovevo dare al sindaco, il sindaco, in effetti, se io non ho rispettato la sua immagine, la sua figura, al di là del fatto che il rispetto è proprio dell'intera collettività, non tanto del sindaco in quanto Scusami Nicola, tale, non io vorrei penso. essere troppo invadente, ma tu fai l'avvocato, no? E difendi le cause. Per essere arrestati bisogna commettere una colpa. Certo, Quale sarebbe stata poi alla ma fine io vedo, l'incriminazione che ti avrebbe condotto poi agli arresti o comunque privato della libertà? Che cosa avresti fatto in effetti? vedi, io nella precisione, proprio perché in effetti gli atti, tra virgolette, laddove uno fa una denuncia, poi sono coperti dal segreto istruttorio, cosiddetto. Io sinceramente non posso sapere ciò che loro abbiano detto o abbiano denunciato, non tanto il sindaco, perché il sindaco, di questo aspetto penso ne Però ho, sai, è un scusami, elemento di sai chi prova. ha intuito, hai saputo che era finalizzato a farti privare della libertà? Vedi, Questo lo hai saputo. Come l'hai certo, saputo poi alla fine della non è fiera? tanto difficile saperlo, perché laddove una persona presenta una denuncia in procura che non sortisce l'effetto immediato, probabilmente il sindaco pensava che, così come casi analoghi, non tanto per il reato che eventualmente si pensava o si presume che qualcuno avesse commesso, ma per le modalità, pensava che l'effetto, soltanto perché lui era e si considera onnipotente, sia un effetto immediato. Quando l'effetto immediato legato alla presentazione di una denuncia presso la procura non sortisce o non vengono sortiti questi effetti immediati, lui si rivolge, o meglio, il denunciante, anche attraverso lui, si rivolgono a quell'autorità, diciamo, giudiziaria locale, per fare cosa? Presentare un'eguale denuncia, per
per gli stessi fatti, e mi chiedo e chiedo a tutti: qual è l'esigenza, dopo aver depositato una denuncia in procura, ripresentare un'altra denuncia presso la caserma dei carabinieri di Ischia per gli stessi fatti? Quindi a tuo carico, traducendo, ci sono due laddove, denunce. Certo, laddove poi i carabinieri di Ischia fanno un'indagine, fanno attività di polizia giudiziaria attraverso un'indagine, sentendo una persona informata sui fatti nell'immediatezza, nemmeno se secondo le formalità che in teoria dovrebbero essere rispettate, cioè convocare presso la caserma la persona informata sui fatti. Vabbè, tecnicismi. Addirittura dicendolo al denunciante: domani portami la persona informata sui fatti che possa, diciamo, in un certo qual senso, confermare il contenuto della denuncia. Beh, tu ti immagini, io come faccio a sapere di tutto ciò, anche di particolari precisi cui ho detto, ho riferito? Io lo dissi a un esponente dell'arma, dissi: credo che la logica dovrebbe consentire di comprendere come faccio a saperlo. Probabilmente quella persona informata, che è stata sentita come persona informata dei fatti, è evidentemente preso da un rimorso di coscienza, ti è venuto a riferire, probabilmente ha riferito dicendo: ho detto stupidaggine, ho detto falsità, dicendo qualcosa ancora di più grave rispetto a quanto riferito poi dinanzi ai carabinieri. Questa è la cosa grave che fa intendere che, paradossalmente, attenzione, perciò ho detto, quando mi riferisco alle dichiarazioni fatte in un'intervista da Presidente Michele Regine, non è un fatto personale, ma eventuale fatto personale viene utilizzato per fini di natura politica. E questa è la cosa ancora più grave, perché io stesso stasera ho scritto una lettera al Ministro degli Interni e al Prefetto, perché dopo tutto ciò che è successo, anche quella richiesta di copia immediata, mentre si svolgeva il Consiglio Comunale, la richiesta di copia dei verbali con le dichiarazioni rese da me da parte dell'Arma dei Carabinieri, intervenendo, e la dichiarazione l'ha fatta il Sindaco in Consiglio Comunale, laddove il Sindaco avrebbe dovuto dire al Comandante della stazione di Forio che aveva chiesto quella copia, quindi era il tramite del comandante della compagnia di Ischia: guarda che questo non lo potete fare, perché non soltanto voi non potete entrare in Consiglio Comunale mentre si sta celebrando il Consiglio Comunale, ma non potete fare assolutamente alcun tipo di richiesta, perché qualsiasi tipo di richiesta fatta equivale a atto intimidatorio nei confronti di un consigliere comunale, il quale nell'esercizio delle sue funzioni deve essere libero di esprimere le proprie idee. Mi rendo conto che questa, tu avrai modo di chiarirla questa cosa. No, questa situazione, è il fumus. Qual è? Io l'ho spiegato anche, non nascondo, ho spiegato anche i presupposti, e l'ho spiegato anche all'Arma i presupposti per il quale c'era questo momento di attrito con il Sindaco, e forse devo presumere anche l'interessamento del Sindaco affinché forse ci potesse essere una vicenda giudiziaria che potesse togliere di mezzo il consigliere Nicolilla sotto l'aspetto politico. Queste sono le ipotesi del consigliere Nicolilla. Amedeo, ieri io ho detto una cosa. Queste sono le ipotesi del consigliere Nicolilla. Certo, è un'ipotesi, ma io stesso non sono suffragate da fatti o atti, cioè sono solo intuizioni tue. Voglio dire, non ci sono prove provate. Ma non è questo il problema, io ti dico che l'ho avuta, ma non ho problemi a dirlo. Ma guarda, io non voglio celebrare un processo a Francesco Del Deo, ecco, altrimenti corriamo il rischio di... Io non voglio celebrare nessun processo. Tra l'altro voglio rispondere, ed è una risposta anche di carattere politico. Stesso sabato, guarda, il fatto che io non sia tornato più in Consiglio Comunale, io dico la verità, l'ho scritto al Prefetto, al Ministero degli Interni, è un atto che quello che è successo è un motivo, è un elemento che certamente ha minato la mia serenità da consigliere comunale. Tanto è vero, non sono più entrato in Consiglio Comunale, certo. Non ho espletato più la mia funzione di consigliere comunale. Ma dicevo, e avevo motivo e ragione di poter entrare in Consiglio Comunale, nel momento in cui si andava a deliberare la proposta che poi è stata effettivamente deliberata, quella al numero 30 dell'ordine del giorno, di approvazione
l'oggetto lo leggo perché è giusto che, anche perché non l'ho neanche capito l'oggetto dell'approvazione della delibera. Approvazione, integrazione, capitolato d'oneri per il servizio igiening integrata, esecuzione del... Scusami, ti fermo un attimo qua perché è un argomento che voglio toccare dopo, scevro da ogni tipo di situazione. Ma dico anche comunque personale. Posso dire... No, non la tratto, dopo me non lo dici, tratto l'argomento. No, dopo me lo dici, entrando proprio nell'argomento perché mi fa piacere perché l'hai argomentato più volte, quindi ti voglio fermare solo su questo per chiudere questa specie di cosa anche spiacevole, perché quando poi succedono queste cose a chiunque e per chiunque fossero, a chiunque fossero rivolte, sono chiaramente dei momenti in cui, voglio dire, la democrazia viene un attimo ferita da momenti di attrito che ci possono anche stare da un punto di vista politico. Amedeo, potevo... Però fino ad arrivare a certi tipi di conseguenze dispiace, ecco, da ambo le parti, perché io so che in queste lotte non si vince solo da una parte o si perde solo dall'altra, ci sono morti e feriti da ambo le parti. Io non l'ho mai, scusami, posso dire solo una cosa? Mi dolgo. Io nell'ambito della mia chiarezza e della democrazia ho risposto al sindaco, sebbene io non dovevo neanche rispondere al sindaco, perché l'ho anche detto al sindaco in quell'occasione, la giurisprudenza ormai è pacifica e costante, che nell'ambito delle funzioni di un consigliere comunale la giurisprudenza ha stabilito che esiste una scriminante. Quello che può essere un reato di diffamazione o di calunnia, se avessi denunciato falsamente presso l'autorità giudiziaria qualcuno, dicevo, ripeto, per le espressioni riferite in Consiglio Comunale, la giurisprudenza ha ritenuto che per il principio della critica politica non sono affermazioni che possono configurare estremi di reato. Perfetto, quindi, ti fermo nonostante qua ciò, io questa la lascerò. Io mi rendo conto che ci saranno strascichi di natura giudiziaria, ci saranno interventi, ci saranno processi. Mi auguro che tutto possa essere risolto al più presto tra persone civili e per bene. Ecco. Ancorché si è arrivati alle estreme conseguenze di dire certe cose anche nella foga, come dicevi tu, di affermazioni forse scomposte e fuori luogo da ambo le parti, voglio dire. Allora Amedeo, bisognerà credimi, soltanto scusami, sgombrare no, il ma campo giusto da, perché l'hai da... fatta tu l'affermazione, credimi, io non ho fatto nessuna affermazione scomposta e fuori luogo. Perfetto, allora... Io ho fatto delle affermazioni precise che sono... quando ho detto sono provate le mie affermazioni, non ho detto stupidaggini. Io quando Perfetto. Faccio un'affermazione è sempre documentata l'affermazione. Su questo provata. Campo, se è una cosa che potrà essere trattata in televisione, non so se andiamo sono, a ledere questioni non giudiziarie. Non sono poi venuto qua per trattare Dobbiamo, questi no, argomenti. No, vabbè, anche perché volevo trattare abbiamo dovuto argomenti. Chiamare Del Deo a difendersi qualora ci fosse stato bisogno, per carità, ma volevo però dire giusto come chiosa per sentire un'altra parte di questo Consiglio Comunale, Mario Savio. Passando un attimo sopra, Davide, non me ne voglio. Mario, sicuramente è stata una pagina non certo bella questa di sabato, arrivare a queste frizioni, a queste situazioni, addirittura con i carabinieri che chiedono immediatamente l'acquisizione di atti. Al di là del fatto tecnico, se era possibile o meno interferire, se il presidente ha fatto bene, se il presidente ha fatto bene subito a disporre l'acquisizione e non a chiedere quantomeno un voto al consiglio presente. Cioè, c'è un divieto poi assoluto. Ci sono state anche le dichiarazioni di Vito Iacono e di Domenico Savio successive che andavano all'indirizzo e a sostegno di quanto sostiene Nicola. Sicuramente Mario, il momento di frizione è arrivato a tal punto che qualcosa, prima che scoppi veramente una bomba irreversibile con effetti deflagranti per tutti, che poi chi ne viene a pagare è la comunità che viene amministrata, perché della serie i muli litigano, però poi sono i barili che si rompono. Di conseguenza qualcosa bisogna pur fare per ricondurre tutto nell'alveo normale della politica, con la P maiuscola, o sbaglio? Sono pienamente d'accordo con te, Amedeo. Sinceramente l'affermazione che dice Nicola, non per cronaca televisiva di tutti questi eventi, sinceramente lo dico con affetto nei confronti di Nicola, sono molto dispiaciuto, perché sicuramente nei confronti di Nicola, perché si sta verificando delle situazioni che alquanto di, secondo me, senza nessun fondamento, solamente per delle questioni di incomprensibilità tra Nicola e il sindaco e forse qualcuno dell'amministrazione, ma io penso che questa situazione sicuramente si dovrà andare a chiarire dalla persona civile. Ma come, secondo te, Mario, scusami, Nicola, faccio un cattivo pensiero, Francesco. No? Come succede sempre in Ma sicuramente situazione. È stato. Ma c'è qualcuno è stata secondo te che sta marciando su questa situazione? Sicuramente qualcuno. Volendo inasprire. Sicuramente qualcuno strumentalizza Nicola, perché
Secondo me, nel strumentalizzare Francesco non è la persona che si fa facilmente strumentalizzare. Però Nicola, come vedo che Nicola sta in un momento di talmente di nervosismo e di presa con delle situazioni che io sinceramente non riesco ancora a capire l'humus del problema. Cioè, da Ancora dove è nato oggi, da questa... quale è nata questa situazione? Perché Nicola, io penso che Nicola sia un'energia per il paese utile. L'ho sempre, anche quando abbiamo fatto l'opposizione insieme, Nicola è un'energia che il paese dovrebbe sfruttare nel migliore dei modi, perché Nicola è una persona che ha intelligenza e proposta da proporre. Quindi ridurre il Consiglio Comunale in un'aula, diventare il Consiglio Comunale un'aula di tribunale, ne va molto a discapito Addirittura di della andare ad sua, ipotizzare esatto, che della c'è sua un disegno persona, per farlo perché arrestare, per motivare. sicuramente nel Io trasecolo di nostro. fronte a queste cose, guarda. Sicuramente nel nostro paese, come persona che ha la personalità nel futuro di essere una persona candidata da sindaco, sicuramente una delle persone può essere Nicola. Quindi trascinare il Consiglio Comunale nelle beghe più assolute e lui essere protagonista sicuramente non gli fa bene alla sua immagine. Quindi io spero che questa situazione si chiarisca al più presto possibile tra persone civile, senza, perché sicuramente non c'è Penso che anche nulla, l'immagine del sindaco, nulla, nulla che di, penso sicuramente che non c'è nulla di concreto, e quindi oggi. io auspico che questa situazione si chiarisca nel più breve tempo possibile. Giusto per far Poi in impegnare i riferimento. carabinieri in altre situazioni più Sì, importanti, ma forse, no? appunto Perché queste, evitare come delle dire. situazioni che in Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale diventa un'aula di tribunale in cui ognuno denuncia uno, denuncia al di fuori delle denunce anonime, che stanno arrivando parecchie denunce Anche anonime. Come no? questo mi sembra Denunce la politica anonime, e di 20 quindi anni fa, secondo me. persone, Appunto, è persone incredibile proprio e qui, essere. sì, no, si sta ripetendo la stessa situazione del 93, quindi spero che Forse questa situazione perfetto. finisca al più Dei tempo tempi di più. appartenenza del sindaco, devo dire, l'epoca del sindaco, perché io non sapevo neanche che Comunque, cosa fosse la politica. come diceva Di Amedeo, Antonio Trova, sicuramente del sindaco, quando si dico. fanno le guerre sicuramente ci sono sempre i morti e i feriti, Da ambo le di parti, ambo le parti. voglio dire. Ecco. Perciò, ma quello che ne Quindi il paga di più è il riferimento, paese, perché mentre ma voi guerreggiate già e vi fate le il guerre fatto così, il paese televisivo, resta fermo il al fatto palo. televisivo che ridurre il Consiglio Comunale in una bega tra consiglieri comunali col sindaco diventa poco gradevole, sicuramente di cattivo gusto.